Mary invece in questa domanda mi chiede se il discorso della dieta ipocalorica vale anche per la sindrome metabolica di cui lei è affetta. Sicuramente la sindrome metabolica è, come io la definisco, una pre-malattia. È caratterizzata da una dislipidemia, quindi colesterolo e trigliceridi alti, la glicemia alta, l'addome pronunciato, quindi una circonferenza dell'addome particolarmente elevata, e ipertensione arteriosa. Perché pre-malattia? Perché predispone drammaticamente a malattie cardiovascolari, al diabete e quindi anche a alcuni tipi particolari di tumore che sono in aumento in questi ultimi anni. Quindi la sindrome metabolica va curata. Io sono il professor Enrico Filippini, sono un endocrinologo, esperto da tanti anni di problemi dell'alimentazione, problemi del sovrappeso e della sindrome metabolica anche. Da più di 40 anni gestisco il poliambulatorio che esiste in centro a Brescia da diversi anni. Quindi, tornando a Mary, la sindrome metabolica è una condizione che assolutamente non va affrontata esclusivamente con una dieta ipocalorica, perché sarebbe veramente estremamente riduttivo e non sufficiente, perché la sindrome metabolica deve essere gestita pezzo per pezzo. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che per diminuire di peso, sicuramente una dieta low carb è meglio, una chetogenica anche, o comunque una dieta dove c'è una diminuzione drastica della quantità degli zuccheri e dei carboidrati in genere, che poi dopo vengono reintegrati ovviamente una volta che c'è stato un grosso miglioramento del peso. Poi i farmaci che servono per diminuire la glicemia, per diminuire i trigliceridi, o semplicemente farmaci che servono per aiutare il paziente a eseguire la dieta, soprattutto se affetto da sovrappeso e obesità. Quindi farmaci come la metformina, per alcuni casi, però c'è anche una resistenza insulinica, oppure i nuovissimi farmaci per combattere l'obesità, come l'associazione bupropione-naltrexone, come liraglutide, semaglutide e altri ancora. E quindi poi il mantenimento, senza dimenticarsi che, per esempio, il colesterolo con la dieta ha poco a che fare. Il colesterolo alto è più un problema di un'eccessiva formazione di colesterolo da parte del fegato. E quindi anche in questo caso il vostro endocrinologo, il vostro specialista endocrinologo, perché sarà lui a gestirvi tutta questa condizione metabolica alterata, vi potrà dare assolutamente una statina o anche un integratore, un biofarmaco, se il colesterolo non è eccessivo, può essere curato anche con questo. E soprattutto poi ricordiamoci che l'obesità addominale, cioè il sovrappeso presente soprattutto nei visceri, quindi quel peso che vi fa allargare la circonferenza e che noi sappiamo perfettamente che è condizionato da presenza di grasso vicino al pancreas, che infarcisce il pancreas, che infarcisce il fegato, che infarcisce le vostre arterie, addirittura fino al cuore, è un grasso che deve essere assolutamente eliminato. E qui ecco che oltre alla dieta, oltre al farmaco, può essere molto interessante, può essere molto indicato l'utilizzo di farmaci specifici, di biofarmaci che vanno a sciogliere il grasso soprattutto viscerale. Ecco che poi il mantenimento dovrà essere sempre un capitolo nuovo, aperto soprattutto a tutte le esigenze sociali, lavorative di ogni singolo paziente, quindi anche di Mary, e che l'endocrinologo valuta volta per volta per come deve essere eseguito nel tempo.